Rieccoci insieme, buona giornata cari telespettatori, siete in diretta con noi, con i nostri ospiti. Oggi parliamo di giovani, ma anche di prospettive che ci possono essere poi molto interessanti per il mondo del lavoro, quindi di scuole che preparano a entrare con competenza e prestissimo anche nel mondo del lavoro, come desiderano tantissime imprese, perché ci sono tante opportunità occupazionali, mancano le competenze, mancano i giovani che sappiano affrontare certe sfide. Sfide che sono anche significative, importanti, a volte difficili, non così però se si affrontano nel modo adeguato, con la preparazione, la formazione più idonea. Allora, per parlare di questo abbiamo i nostri ospiti, ci fa piacere avere qui con noi in studio la dottoressa Roberta Callegaro, che è direttore ENAIP Veneto, di una sede in modo particolare Padova, ben arrivata qui con noi. Grazie. Prima le signore, poi non da ultimo, ma anzi ci fa l'onore di essere qui presente, Giorgio Sbrissa, amministratore delegato di ENAIP Veneto, presidente di Forma Veneto e neo, quindi notizia proprio freschissima, presidente del consorzio ENAIP Net, cioè di tutti gli ENAIP del Nord Italia sostanzialmente, quindi super presidente, possiamo dirla? Sì, un presidente al quadrato. E allora, intervista a caldo, com'è questa nuova nomina? Che cosa prospetta, quale tipo di impegno richiede e cosa vuol dire ENAIP Net? Richiede ulteriore impegno, tanto. ENAIP Net è un consorzio che riunisce tutti gli ENAIP. Gli ENAIP sono realtà regionali perché in Italia la formazione è regionale. Fa capo a una legge nazionale, è riconosciuta dallo Stato, è la formazione professionale che noi chiamiamo istruzione e formazione professionale, e quindi noi abbiamo un consorzio che mette insieme ENAIP Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, e arriviamo fino al Piemonte, passando anche per l'Emilia. Siamo molto presenti al nord perché la formazione professionale in Italia, ahimè, è molto forte al nord, perché le imprese sono al nord, la formazione è competitività del sistema imprenditoriale, del sistema paese, e anche comunque è una delle gambe dell'educazione e quindi anche dell'inclusione, dello sviluppo sociale. E noi abbiamo questo consorzio, attraverso questo consorzio siamo, si dice, il primo player della formazione professionale in Italia, tradotto la società, noi siamo un'impresa sociale, l'impresa più grande di formazione a livello italiano. Per darvi un numero, se i numeri hanno un senso, parliamo di 1500 dipendenti, circa 100 centri di formazione e un fatturato di 120-150 milioni di euro. Questa è una grande impresa, esatto, da questo punto di vista. 1500 dipendenti sono tanti. No, quello che mi lascia perplesso è capire anche... Ma scusa un attimo, parliamo dei ragazzi, parliamo soprattutto di... quasi 20.000 ragazzi e 30.000 adulti. Anche adulti, infatti, anche quello è importante ricordarlo. Ma perché solo nel Nord Italia, quando in realtà aziende comunque, anche in certi settori, ci sono anche nel Sud, che tanti professionisti sono chiamati anche dal Sud a venire, però magari non si trovano con le competenze adeguate, no? Noi abbiamo alcune realtà di dimensioni molto più piccole anche in altre parti d'Italia. Il nostro sogno è di poter risviluppare la formazione professionale anche in quelle parti. Pensiamo ai ragazzi, tenete conto che la Sardegna è un posto dove su 10 ragazzi, parliamo il 25%, non finisce la scuola dell'obbligo, un tasso di abbandono 25% è magari altissimo. Se avessero delle prospettive concrete ce la farebbero, no? Sì, bisogna sviluppare un sistema paese, purtroppo lo sappiamo, al sud a volte la formazione professionale non ha avuto percorsi molto lineari, mettiamola così, è stata confusa con altre cose, e questo ha fatto sì che almeno la nostra organizzazione per molto tempo abbia deciso di riconsiderare la nostra presenza, nel senso di allontanarci un po'. Adesso stiamo ripensando come riprendere l'attività soprattutto per questi ragazzi, perché è una parte del paese che ha un grande bisogno di formazione professionale. Bravo, infatti noi ne parliamo ogni giorno con i presidenti di categoria, associazioni di categoria, varie categorie, ed è trasversale qui nel nostro nord-est, in Veneto in particolare, l'esigenza, la richiesta di figure professionali di ogni tipo preparate sostanzialmente, questo è un dato di fatto. Mancano, tanti a livello nazionale palesano la paura adesso dei licenziamenti, la risposta
da parte degli imprenditori ed è, beh, almeno avremo nuova manodopera che può essere riqualificata e ricollocata nel mondo del lavoro. Questo mancano giovani preparati, ma cosa sta succedendo nel tempo? Perché non è una cosa istantanea, è successo oggi per domani, per carità, oggi per domani c'è stato il Covid e molte persone hanno trovato nuovi posti di lavoro che hanno dato garanzie diverse da quelli precedenti e non tornano più indietro e quindi certe figure si sono smaterializzate, però non escono sufficienti giovani dalle scuole professionali, vuol dire che non entrano, non so cosa spieghiamo questo primo meccanismo. Dato che pochi dicono, il nostro paese nell'anno 2021 scenderà sotto la soglia dei 400.000 nati, nascono pochi bambini. Però qui stiamo parlando di bambini nati 20 anni fa. Però gli effetti ci sono già, perché è da anni che questa cosa, quindi ci sono meno ragazzi e ce ne saranno meno. La nostra regione ha sempre investito nelle persone e nella formazione nazionale su 100 ragazzi, 13, più o meno questo è il dato, fanno percorsi di formazione nazionale. Sono pochi rispetto a quello che serve. Cioè, sono troppo poche famiglie scelgono per loro questa strada. Sì, ma perché non si è ancora allineato quello che oggi è la formazione professionale, che in Veneto, io lo dico sempre ogni volta che ci vediamo, è un'eccellenza a livello europeo, è un'eccellenza, ma non c'è ancora questo allineamento. Molti ragazzi ancora fanno percorsi, fanno scelte che non sono, una scelta è una cosa importante nella vita, sono scelte che non sono corrette, scelgono di fare il liceo, poi dopo un anno si rendono conto che non era la scuola per loro, e si fermano, non continuano, siamo in un momento anche di ripartenza anche economica, questo sì, però noi vediamo, nonostante ENIP sia attrattivo, nonostante noi si abbia dei dati comunque positivi di gente che si iscrive, di ragazze e ragazzi che si iscrivono, però rispetto ai 100 ragazzi probabilmente dovremmo avere un livello come negli altri paesi europei, dove il 30%, 40% fa percorsi di formazione professionale. Ah, quindi in Europa ci sono numeri... ma in Europa la formazione professionale è la scuola, a livello molto 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 forte. Se voi tenete conto che l'Unione Europea nel sistema educativo la maggior parte dei soldi li investe nella formazione professionale, la dico diversamente, formazione professionale in Europa si chiama vocational training. Vocational è proprio la scelta, la vocazione, una scelta di vita. È un nome più bello però che non è certo, e negli altri paesi anche il ruolo del lavoratore che non è laureato, che fa l'idraulico, è un ruolo, come era da noi, molto riconosciuto, molto riconosciuto, stimato, retribuito. Da noi è retribuito perché Prendono bene, perché prendono più soldi i ragazzi che vengono fuori dall'ENEP da chi viene fuori da altri percorsi, questo è risaputo, non occorre che lo dica io. Molti ancora pensano di fare dei percorsi perché magari la formazione professionale non dà sbocchi, dopo Roberta ci spiegherà anche meglio questa cosa qui, che non è vero. Oggi la formazione professionale, uno fa un diploma, consegue un diploma, quando esce fuori dalla formazione professionale ha un diploma, che diploma? È un diploma tecnico di quarto anno, quindi anche è che c'è ancora l'idea della formazione professionale degli anni 70. La formazione professionale è un luogo dove si fa 50% in aula, 50% in laboratorio, ma se io ho un'alta professionalità non è che valgo meno di un altro lavoratore perché sta dietro. Questo forse un è un problema che, di comunicazione anche, no? Con le famiglie, di comunicazione in generale che non è uscita, di messaggi che non sono usciti. Perché se hanno avuto un rimpolpamento importante le scuole alberghiere con tutta una serie di messaggi, di comunicazione, di attività che si è svolta, tutti voglio fare lo chef, voglio fare, e però di fatto i risultati si sono visti, lo stesso magari la stessa attrattività deve essere riscoperta, ritrovata, rivalorizzata nell'ambito di queste scuole professionali. Anche andiamo a una scuola parallela che non vi riguarda, la scuola edile, certo, che ha bisogno di nuova linfa, c'è bisogno di persone che sappiano costruire, ma non è più costruire e mettere i mattoni uno sopra l'altro, ma è tutta una tecnica importantissima, però si vede che non hanno questa attrattività, perché ho parlato con diverse famiglie e mi hanno guardato di traverso e ho detto ma tu manderesti tuo figlio anche se non ci arriva a una scuola professionale? Anche no, che provi prima il liceo, che provi ragioneria e ti fanno tutto l'elenco, e poi poveretto se non ci arriva, lo stesso ragionamento che ha fatto lei poco fa. E peccato, questa è la risposta, che tutto quello che sta intorno a noi in tutti i nostri momenti della nostra vita è fatto da qualcuno che ha fatto la formazione nazionale. Esatto. Oggi stiamo parlando di un sistema di telecomunicazione, chi è che mette giù le linee 5G?
quello del liceo. Chi è che collega tutti questi cavi? Un ragazzo che sta dietro un controllo numerico ha una responsabilità di 1,5-2 milioni di euro. Assolutamente sì. Ed è retribuito giustamente per i soldi e la responsabilità che ha. Ma non ci trovano giovani, si trovano soltanto persone che hanno una certa sì, età. Però è anche vero che il 13% sceglie questo, eh. Sono pochi rispetto a quello che chiede il paese. Che chiede il mercato. Ma non che chiede oggi, che è quello che chiederà fra 10 anni, 20 anni. Sono quindi pochi. Le vostre valutazioni sono in prospettiva? Sono valutazioni in prospettiva perché... e poi teniamo conto di un'altra cosa, mi rivolgo alle famiglie. Guardate che viviamo in un mercato che è al minimo un mercato europeo oggi. Assolutamente sì. La formazione professionale dà la possibilità di svolgere quel lavoro in qualunque posto d'Europa. È una libertà infinita. Cosa che non danno molte professioni perché sono vincolate a norme legislative italiane. Chiaro, ma esatto. Cioè, non posso fare il geometra in Germania, ma io posso fare il saldatore, posso fare lavorare nell'ambito della ristorazione, nell'ambito del benessere, sì, in qualunque posto voglio. Sì, ci sono professioni trasversali. Ho un'azienda edile e i ragazzi che mi mandano i centri per l'impiego sono veramente indolenti, manca la voglia di fare, li devo istruire io direttamente, ma la colpa è della famiglia, scrive Gianni da Padova. Beh, io credo che Gianni abbia grandi ragioni. Quando ero piccolo mio nonno mi diceva la stessa cosa. E io credo che quando ero piccolo io c'erano quelli che avevano voglia di fare e quelli che non avevano voglia di fare niente. Punto. E non è che oggi il mondo sia cambiato, ci sono quelli che hanno voglia di fare di più e quelli che hanno voglia di fare di meno. Se noi non riconosciamo e non innalziamo il livello qualitativo di certi percorsi formativi, in questo caso stiamo parlando di una scuola, non lo so, ok, sicuramente magari vi si rivolge dei ragazzi che voglia di fare hanno o anche meno. Poi l'educazione è una responsabilità della famiglia, ma nel sistema di formazione nazionale è un sistema fatto insieme anche con le imprese e quindi trovare il modo di coinvolgere anche questi ragazzi, ok, è fatto da più soggetti che intervengono. Sicuramente dobbiamo avere modalità diverse con questi ragazzi perché sono diversi da noi, ma non è che siano meno bravi, meno intelligenti, meno voglia di fare, non è assolutamente vero, a volte hanno anche modalità diverse. Ecco, allora dopo entriamo nel merito specifico, lo facciamo anche con il direttore, andiamo in pubblicità, pochi secondi, poi siamo di nuovo con voi, scriveteci pure i vostri messaggi o interagite.